Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringy Luca. E ragazzi, oggi come potete vedere siamo in una posizione leggermente più informale e parliamo di lui, ovvero Samsung Galaxy S10 Plus, dove andremo a vedere se lo sblocco facciale dopo un mese dall'uscita di questo dispositivo è ancora così inefficiente. Abbiamo visto tantissimi video di tantissimi youtuber dove mostrano che questo dispositivo viene sbloccato da una fotografia. Adesso, subito dopo la sigla, andiamo a vedere se è ancora così. Ed eccoci qui ragazzi, allora qui ho il mio iPad mini, che è veramente un dispositivo con uno schermo abbastanza grande, abbastanza luminoso da poter simulare un viso reale, e da quest'altro lato abbiamo il mio Samsung Galaxy S10 Plus, dove tra poco vedrete recensione e tutto. Quindi direi di non perderci in chiacchiere, andare a prendere l'iPad, andare a scattare una velocissima fotografia in maniera corretta. Ok, sono abbastanza illuminato perché ho qui i miei softbox, e andiamo a vedere se telefono sbloccato, foto da quest'altro lato, se lo smartphone viene sbloccato, forse leggermente più vicino. Ragazzi, lo smartphone non si sblocca. Allora, proviamo ad alzare la luminosità, è già al massimo come potete vedere, ma lo smartphone non si sblocca. Quindi credo che Samsung abbia migliorato e riparato questo problema. Andiamo a riprovare, puliamo un po' lo schermo del dispositivo in modo da renderlo più pulito. Ok, ho fatto anche lo schermo nero in modo da vedere se per caso, sto provando tante volte e comunque lo smartphone non va. Quindi ragazzi, suppongo che Samsung abbia migliorato sotto questo punto di vista questo smartphone, quindi annulliamo tutti i video passati dove andavano a mostrare che questo dispositivo veniva sbloccato con una foto, perché ho voluto aspettare di fare questo video perché appunto volevo aspettare qualche aggiornamento da parte di Samsung. Io detto questo vi saluto e vi rimando al video di domenica, sempre qui sul mio canale YouTube, dove andremo a parlare delle 5 cose che odio di Samsung Galaxy S10 Plus.